Si è parlato di Parkinson, ma non solo, in un convegno organizzato dall'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per scambiarsi esperienze tra sanità ospedaliera e militare. Una malattia neurodegenerativa che coinvolge oltre 10 milioni di pazienti nel mondo sopra 50 anni, ma che ha sempre maggiore frequenza in soggetti più giovani. L'Aquila, per la diagnosi e la cura, è all'avanguardia, riconosciuta anche fuori regione, e in termini di cure sono stati fatti molti passi avanti. In tempo di Covid, però, si parla spesso dell'attenzione sul virus, che rischia di far passare in secondo piano altre malattie, che il dottor Alessandro Ricci, primario di neurochirurgia, ammette che i ritardi purtroppo ci sono stati a causa del Covid, ma si stanno recuperando tutti i gap. L'impiego degli anestesisti, se facciamo un'attività chirurgica nelle reanimazioni di Covid, ha ridotto la disponibilità di spazi operatori. Quindi questo ha portato a ritardi nel trattamento, per fortuna però, di patologie che potevano essere messe in lista d'attesa. Mi riferisco alla patologia degenerativa della colonna, quindi pazienti che hanno dolore ma non hanno un problema di salute. Noi abbiamo cercato comunque in questo periodo di trattare tutte le classi A, cioè tutti quanti i pazienti che avessero problemi di salute o rischio imminente di peggiorare nella loro salute, e infatti anche durante l'emergenza Covid poco ma abbiamo fatto impianti di Parkinson, proprio perché l'impegno e l'importanza di questa malattia era tale per cui non potessimo esimerci da non trattarla. Rispetto a quando io ho cominciato a lavorare, voi considerate soltanto questo, che nei primi anni della mia carriera, 30 anni fa a Teramo, il paziente di 70 anni era vecchio, cioè era considerato un paziente che tutto sommato andava preso con le pinze. Adesso abbiamo una serie di pazienti che cominciano ad avere tanti anni ma che sono in buona salute e quindi possono accedere più facilmente alle cure. Il manager della ASL, Ferdinando Romano, presente all'incontro, ha detto che come ASL si sta cercando di mandare avanti tutta l'attività ordinaria, Covid a parte, e ha annunciato importanti novità che consentiranno una migliore organizzazione dell'ospedale. Il 118 che sta nascendo all'Aquila, finalmente dopo anni di sospensione, ma soprattutto l'apertura del Delta 7. Ma che significa l'apertura del Delta 7, che nel 2009 era chiuso? Significa un padiglione splendido, posso dire splendido, veramente ristrutturato in maniera eccellente, con quasi 180 posti letto. 180 posti letto che ospiterà tutta l'area medica. Significa che discipline importanti che adesso sono compresse in altri spazi dell'ospedale riusciranno a trovare non solo i posti letto a cui avevano diritto da tutti i provvedimenti regionali e che probabilmente in parte avevano dovuto sospendere in termini di attività perché non c'erano gli spazi, ma l'altro, poter mettere in condivisione che cosa? Il personale.